e può fare le dichiarazioni. Buongiorno signor Presidente, buongiorno a tutti, sono Giuseppe Graviano. Allora, le mie dichiarazioni sono perché ripeto sempre le stesse cose. No, non so. Ascolti un attimo, mi ascolti un attimo, io non riesco a capire neanche una parola di quella che sta dicendo. Se cortesemente si toglie la mascherina, perché se no noi non capiamo, ecco. Ed è come se lei non dicesse nulla. Grazie. Grazie a lei. Buongiorno a tutti di nuovo. Allora, signor Presidente, sono di nuovo qui a ripetere perché io non sono in condizione di difendermi nei processi, tra cui questo, in quanto a casa circondariale, nonostante il signor Magistrato di Sorveglianza il 19 ottobre ha emesso una ulteriore ordinanza notificata il 4 novembre, non mi consegna i documenti processuali per io leggerli. Se lei un minuto, le posso leggere cosa ha scritto il magistrato di sorveglianza con l'ordinanza che ha messo l'avvocato se ce l'ha la deposita. Ufficio ODS di Spoleto, si usa 2021 7417 ordinanza 27 2020, ordinanza 2022 1743. Punto 2. Deve in questa sede rammentarsi che il magistrato di sorveglianza di Spoleto si è già pronunciato con ordinanza 2206-2021 che imponeva all'istituto penitenziario che disapplicava le disposizioni amministrative eventualmente confliggenti. L'interessato si autorizzava a consultare gli atti processuali che gli pervengano o gli siano pervenuti in forma digitale sul supporto CD da autorità giudiziaria dal suo difensore con le forme di cui all'articolo 35 disposizione atto codice procedura penale mediante l'uso di e-book real o lettore DVD o in caso di obsolescenza degli stessi mediante personal computer derivato dall'accesso alla rete internet eventualmente da acquistarsi da spese dell'interessato mediante l'impresa di mantenimento da utilizzarsi presso un apposito locale esterno in orari diversi da quelli in cui è consentito la permanenza all'aria aperta e la socialità con i compagni di gruppo, oppure presso la camera detentiva, con l'obbligo della consegna la sera con gli altri utensili a fine di controllo e riconsegna il mattino seguente. L'ordinanza citata è stata oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che ancora non ha però valutata. In questa sede occorre ribadire l'immediata esecutività dei provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza, anche in costanza di impugnazione, ed ordinata all'istituto penitenziario che esegua quanto indicato nel citato provvedimento. Si ricorda che tale impostazione non è mai eseguita anche sulla scorta della circolare della Direzione Generale del Tenuto e Trattamento del DAP 27/2021. Ho finito. A posto. Questo l'ho finito, questo dice, accoglie il reclamo proposto dal detenuto che viene Giuseppe Sopraggeneralizzato per effetto, ordina la casa circondariale di Terni, dia esecuzione ai contenuti dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 26/06/2021, SIUS 2026/60. Signor Presidente, io non ho documenti processuali, non abbiamo aspettato collaboratori di giustizia, oggi si dovrebbero aspettare collaboratori di giustizia e io non leggo più documenti e non è sulla casa civile, non è nemmeno il DAP, è la casa circondariale, perché il DAP da quello si evince che ha emesso una circolare che si può essere in possesso di queste strumenti digitali. Grazie mille e ho finito. Prendiamo atto, intanto il difensore se ci può fare avere una copia di questo provvedimento, se ce l'ha, ecco, o comunque ce la fa avere più tardi in udienza. E volevo il procuratore generale su quella questione relativa alla dotazione del computer, se ci aggiorna. Mi pare che Graviano non si sia lamentato, quindi il computer infatti, è arrivato però, e credo che lo stia utilizzando. Va bene. No, ma scusi. Signor Procuratore, signor Presidente, io computer non ne ho avuto, a me nessuno mi ha dato nessuna notizia, io non ho niente, altrimenti noi risulta consegnato da aspettate, oltre 15 non vi accavallate, per cortesia, sì, prego, stava dicendo,
che il computer lei non ce l'ha materialmente. E nemmeno sono stato informato che è arrivata qualcosa per me. Diversamente non avrei effettuato le dichiarazioni spontanee. E poi qui c'è l'autorità giudiziaria, si informa, le può chiedere. Va bene, d'accordo. Va bene, prego, procuratore generale. Presidente, a noi risulta consegnato circa 10 giorni fa. Ci è stata anche restituita la ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione. È stato disposto, come peraltro ha disposto la Corte, che è destinato al Graviano. Non hanno, mi pare, segnalato nessun tipo di problematica. Prendo atto oggi che ancora non è stato consegnato. Questo mi sembra molto grave e quindi chiedo alla Corte di verificare le ragioni di questo inspiegabile ritardo. Va bene, d'accordo. Provvederemo fuori udienza. Allora, oggi c'era da sentire Fondacaro Marcello Filoretto. Lo sentiamo, procuratore generale, ai sensi del 210? Ma è un testimone assistito, però magari chiediamo alla sua difesa se ha situazioni pendenti che lo possano trasformare in un 210. Va bene. Allora, intanto dal sito riservato, se mi date atto della presenza di Fondacaro Marcello. Allora, prego, dal sito riservato, mi date atto della presenza di Fondacaro Marcello Filoretto? Se abbiamo segnali di vita. Mi sentite dal sito? Mi date atto della presenza di Fondacaro? Buongiorno, mi sentite? Noi sì. Dal sito riservato. Ecco, noi vi sentiamo ma non vi vediamo. Comunque io vi do atto della presenza del signor Fondacaro Marcello Filoretto, nato a Gioia Tauro il 13 ottobre del 1959, e do atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno. Allora, intanto, ma perché non ci vedono? Non so, abbiamo segnalato assistenza, ma non so perché ancora non è possibile vedervi. Allora, è difeso comunque dall'avvocato Domenico Esposito. Nomina di sostituto processuale avvocato Anna Maria Panese, che è presente qui. Sono in udienza, che lei, giusto? Sì, sì, signor Presidente. Quindi l'avvocato è Domenico Esposito. Domenico Esposito. Sì, sì, no, abbiamo la nomina, la sua nomina come sostituto processuale da parte dell'avvocato Domenico Esposito. Possiamo risolvere questo problema? Presidente, sto tentando di ricontattare l'assistenza per cercare di risolverlo. Sono una follia. Ho informato sui fatti, ho indagato in un procedimento connesso, inutile che mi metti la barba. Eh?
pare che ora ci vedano e ci sentano, o sbaglio? Sì, Presidente, vi vediamo e vi sentiamo il collaboratore. Sta parlando. Allora, con Condacaro ha finito di parlare col difensore, dovremmo andare avanti, avvocato. E adesso glielo riferisco. Avvocato. Va bene, allora intanto è rientrato sì. Fondacaro? Sì, buongiorno signor Presidente. Allora, buongiorno, il Procuratore Generale ci ha chiesto di sentirla ai sensi del 197. Sì. Intanto ci dice il nome suo, il cognome e le sue generalità. Fondacaro Marcello Filoreto, nato a Gioia Tauro il 13/10/59. In quanto teste assistito, sì, difeso dall'avvocato 197 bis, ha diritto di essere sentito con l'assistenza del difensore e però deve a questo punto pronunciare la formula di quell'articolo 497 sì. CPP, e ripete insieme a me, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia posizione. Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Va bene, grazie. Ora il Procuratore Generale le formulerà delle domande. Prego, Procuratore. Grazie. Mi autorizza a stare seduto, Presidente? Sì, certo. Fondacaro, buongiorno. Dottore Lombardo. Dottore Lombardo, buongiorno. No. Vorrei che lei intanto ci spiegasse quando ha iniziato a collaborare con la giustizia, per quali motivi ha deciso di fare questa scelta e soprattutto se lo ha fatto da libero, da detenuto, se ci sono state situazioni particolari che l'hanno spinta appunto al percorso, ad avviare il percorso di collaborazione, tutto quello che ricorda in relazione a quella fase. Sì, dottore, io ho pensato di dover collaborare con la giustizia, così come è chiesto alla DDA di Roma, da libero. Non ero né detenuto né avevo altre. Prima ancora alla DDA di Reggio Calabria nel 2009 e successivamente nel 2014 con la DDA di Roma, allora c'era il dottor Prestipino, il dottor Musarò che erano prima a Reggio Calabria e poi sono andati a Roma. Che cosa vuol dire, Fondacaro, cosa vuol dire nel 2009 ha interloquito con la DDA di Reggio Calabria e poi nel 2014 con la DDA di Roma? Cioè non ho capito questo doppio passaggio. Le dico subito, dottore. Non ho capito questo doppio passaggio che lei ha fatto, 2009 Reggio Calabria, 2014 sì, Roma. Sì. 2009 Reggio Calabria perché allora io chiesi alla DDA di Reggio Calabria, cioè di voler collaborare con la giustizia, ero stato scarcerato per il procedimento che mi vedeva coinvolto in quel periodo, il procedimento tempo, fui scarcerato dalla Cassazione nel 2009, rimesso in termini per proporre impugnazione contro una sentenza che mi vedeva definitivamente condannato. Chiesi alla DDA di Reggio Calabria di voler collaborare con la giustizia, nel senso sì, e incontrai il dottor Prestipino e il dottor Musarò, con i quali abbiamo avuto una serie di interrogatori fino al 10 maggio 2010. E dopodiché in pratica non fu continuata questa collaborazione perché ci fu da parte della 'Ndrangheta minacce e altro eccetera, cioè che mi indussero a dover ritornare sui miei passi. Successivamente nel 2014 ho chiesto allora alla DDA di Reggio Calabria, nella persona del dottor Prestipino, di voler continuare nella collaborazione. Allora lui era stato trasferito alla DDA di Roma, per cui abbiamo ripreso i contatti con la DDA di Roma, cioè nella persona del dottor Prestipino e del dottor Musarò Giovanni. E da lì iniziamo il percorso collaborativo dei 180 giorni, eccetera, 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 per cui con una serie di interrogatori. Mi faccia capire una cosa, Fondacaro,
Ma lei aveva da riferire fatti che avevano attinenza al distretto di Roma o quello che lei conosceva riguardava comunque il distretto di Reggio Calabria? Del distretto di Reggio Calabria e di Roma. Ah, quindi lei aveva anche fatti relativi al distretto di Roma? Io conoscevo fatti, sì, in riferimento al, diciamo, all'Ndrangheta e all'associazione mafiosa che si era trapiantata in Roma. Ho capito, va bene. Sì, sì. Senta, quindi il motivo che l'ha spinta a collaborare da libero qual è stato? Della giustizia, perché avendo subito vessazioni e ogni altro estorsioni e tutto il resto, ho fatto delle dichiarazioni, delle etero accusatorie fin dal 1999, non è che diciamo è iniziato nel 2009. Già allora nel 99 con il dottor Cisterna e il dottor Nitto Palma io feci dichiarazioni etero accusatorie nei confronti dei miei coimputati dell'epoca. Quindi lei è stato interessato da varie vicende cautelari, mi sembra di capire, vero? Due ordinanze di custodia cautelari che riguardavano lo stesso procedimento, il procedimento era il 35/96. Che cosa le veniva contestato? Di essere assai vicino all'associazione mafiosa, in questo senso, all'Ndrangheta, una vicinanza, diciamo, nello spazio, o lei era un soggetto di 'Ndrangheta, aveva rapporti stabili con le organizzazioni di 'Ndrangheta? Io non avevo rapporti stabili con le associazioni di 'Ndrangheta, dottore. Io sono stato una vittima e lo ribadisco e l'ho ribadito già ai suoi tempi, con tanto di scontro. No, forse non ci siamo capiti, Fondacaro. Adesso lei ovviamente mi dirà che tipo di rapporti ha avuto con la 'Ndrangheta e con le sue articolazioni. La mia domanda era riferita a quello che le veniva contestato, quindi che cosa veniva contestato? Sì. E mi veniva contestato di essere assai vicino all'associazione mafiosa. Ma cosa vuol dire? Che tipo di ipotesi le veniva contestata? Di concorrente, di partecipi, non di partecipi, di concorso esterno in associazione mafiosa. Quindi le veniva contestato, sì, il concorso esterno. Sì, sì, sì. Quindi sì. La contestazione è stata sempre soltanto una o ci furono più contestazioni di concorso esterno? Due contestazioni nello stesso procedimento, dottore. Per cui io e che tipo di contributo le aveva dato dall'esterno alla 'Ndrangheta? E soprattutto a quali articolazioni di 'Ndrangheta questo contributo era stato rivolto? Mi si veniva contestato nei confronti dell'associazione Piromalli Molè di Gioia Tauro. Sì. Che tipo di contributo aveva dato ai Piromalli Molè? Secondo l'accusa io avrei emesso un certificati nei confronti di Nino Molè, sanitario, perché sono medico oltretutto, ma nessun altro reato di incontestazione è nei confronti miei, diciamo, in questo senso. Oh. Quindi certificati che dovevano servire a qualcosa? Scusi, di essermi interessato alle situazioni patologiche del Molè Antonino, padre di Girolamo Molè e di Domenico Molè. Quindi certificati medici che dovevano servire a qualche scopo preciso? Alla scarcerazione del Molè Antonio, che non furono redatti da me, ma da una relazione peritale del professor Abate di Siciliano di Catania. Erano certificati falsi, cioè attestavano patologie che non esistevano? No, esistevano le patologie e anche per questo poi successivamente il Molè fu scarcerato e poi è deceduto per la stessa patologia di cui era affetto fin dal mio interessamento, ecco, in questo senso. Senta, gli elementi di prova a suo carico, lei li ricorda, da dove provenivano? Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche che c'erano tra i soggetti miei coimputati, ma non miei direttamente. Senta, quelle vicende poi come si sono concluse? Ci sono stati dei processi? C'è stato un processo, sì, dove sono stato assolto il 23 maggio del 2000 per non aver commesso il fatto e vengo rigiudicato nuovamente in contumacia per lo stesso procedimento, per lo stesso rinvio a giudizio. Quello che poi mi vede, diciamo, condannato in via definitiva con il ricorso in Cassazione che mi rimette in termini
e vengo giudicato nuovamente nel 2013, sempre in mia assenza, e vengo ricondotto in carcere. E da lì poi ho iniziato il rapporto collaborativo con la DDA di Roma, così come è contemporaneamente con la DDA di Reggio Calabria e di Palermo. Ma quindi lei mi conferma che ha iniziato a collaborare quando era libero, però ha detto prima? Sì, sì. Quindi era stato scarcerato poi? Sì, sì, sono stato scarcerato. Non ho capito però come si è concluso il secondo processo. Lei è stato condannato in via definitiva o no? Sì, sono stato condannato in via definitiva. Per questo procedimento c'è una revisione processuale in atto, signor Presidente, dottore. Va bene. Per gli invisibili in pratica. Il processo quindi che la riguarda si conclude prima che lei inizi a collaborare con la giustizia o dopo? Il processo che mi ha riguardato, il primo si è concluso dopo la mia scarcerazione, quindi a maggio del 2000, scusi, e dove vengo assolto. Il primo grado e il secondo grado. Il secondo procedimento, sullo stesso numero di procedimento 3596, si conclude la prima volta nel 2008 in via definitiva e poi vengo rimesso in termini. E successivamente, quindi io faccio con la giustizia nel 2010 da libero, perché sono stato scarciato a dicembre del 2009. Mentre vengo riprocessato in corte d'appello per il secondo processo, diciamo il nuovo processo, sempre in contumacia, vengo condannato, cioè viene confermata la condanna di primo grado e viene cassato sempre a mia insaputa senza esercitare il mio diritto di difesa. Per cui vengo riportato in carcere l'8 dicembre 2013 e lì chiedo nuovamente di collaborare con la giustizia. Ed è quello il momento in cui lei inizia a collaborare nella seconda fase? Sì, certo, sì. Senta, ma nel processo che l'ha riguardata sono entrate le sue dichiarazioni o no? No, nel mio processo non sono mai entrate le mie dichiarazioni. Benissimo. Perché sono state... No, no, che io sappia no. Va bene. Senta, lei ha prestato collaborazione poi in altri processi, vero? Sì, in tanti processi, sia in Calabria che nel Lazio, quindi a Roma, e a Palermo, scusi, a Palermo anche. A Palermo in relazione a quali vicende? Le vicende che riguardavano l'imprenditorialità sanitaria, mafia sanità e massoneria. Perché lei ha avuto rapporti con Palermo? Io sono stato sposato per circa 20 anni con una originaria di Mazara del Vallo, dalla quale ho avuto la mia ex moglie, dalla quale ho avuto due figlie che vivono ancora a Mazara del Vallo, per cui avevo interessi anche dal punto di vista lavorativo in Sicilia, perché avevo acquistato due laboratori di analisi cliniche che poi ho intestato a mia moglie, la mia ex moglie. Che si chiama la sua ex moglie? Giacalone Rosaria. Va bene. Senta, mi faccia capire una cosa. Ora, indipendentemente, sì, da quello che le era stato contestato nelle due vicende processuali, sì, di cui abbiamo parlato, lei questi rapporti con i Piromalli Molè li aveva o non li aveva? Sì, dottore, io avevo rapporti con i Piromalli Molè e con altri soggetti di 'Ndrangheta dell'intera regione Calabria per il fatto che sono stato sottoposto ad usura mafiosa già dal 1994. Mi spiega qualcosa di più? Sì, le dico subito. Il signor Luigi Sorridente, unitamente a Cosoleto, Delfino Rocco, Antonio Fondacaro, Gangemi, Domenico e altri soggetti come Mole Girolama, Ruggero Giovanni, Peri Piromalli, Copelli e Rocco Stillitano, un po' tutti questi soggetti di 'Ndrangheta, sì, mi costrinsero a essere sottoposto ad usura mafiosa, prima sotto la famiglia Piromalli e successivamente quella dei Molè, per centinaia di milioni di lire dell'epoca, diciamo le vecchie lire. Quindi lei era una vittima di questi soggetti, sì, e della cosca Piromalli, ma il suo rapporto con queste Molè, persone, lei dice, mi costrinsero ad essere sottoposto, sì, a usura, ma fu lei a rivolgersi a loro oppure no? No,
no, non sono fui io direttamente a rivolgermi a loro, perché come le stavo dicendo fui costretto da parte di mio cugino Nino Fondacaro, Renato Fondacaro, organici alla famiglia Piromalli, e Luigi Sorridenti, unitamente ad altri, quindi il cognato di Mole Girolamo, Domenico, scusi, tale Piero Messiani ed altri, che con le loro influenze mi bloccarono i mandati di pagamento, perché io svolgevo attività di medico e imprenditore sanitario, dottore, dal 1989, quando scesi giù in Calabria, perché io ho studiato e sono laureato specializzato a Roma, dopo essermi trasferito nel 1978, quindi fino a per un decennio sono rimasto a Roma, e sono sceso giù in Calabria perché unitamente a mio padre, che era imprenditore, ingegnere costruttore altro, abbiamo ideato questa nuova struttura Villa Bianca in Gioia Tauro, e successivamente Villa Elisabetta di Cortale, altra struttura clinica mia, poi arrivata al Gabbiano di Gizzeria, altra, terza struttura. In questo decennio, diciamo, di mia operatività, unitamente a mio padre, quindi a mio fratello Alberto, l'architetto, abbiamo creato questa serie di strutture, case di cura private, convenzionate e accreditate col Sistema Sanitario Nazionale, per cui ricevevo una retta di degenza giornaliera per tutti gli utenti e ospiti presso le mie strutture. Parliamo di un ricavo di 3 miliardi e mezzo. Ma non ho capito, quindi lei svolgeva un'attività imprenditoriale, versava una parte di quelli che erano, diciamo, gli introiti alla famiglia Piromalli, questo le intende? No, io versavo, io fino al 94, come le dicevo, ho sempre operato insieme in autonomia, senza, dal 1989 con mio padre, tutto il resto come impresa. Non versavo una tangente alla famiglia Mole Piromalli, e veniva a riscuotere tale Luigi Sorridente, nipote di Piromalli e dei Mole, fino al 94, quando poi fui costretto a essere sotto tutela. Queste sono le mie dichiarazioni nel procedimento 55-98 della DDA di Reggio Calabria, RGNR. Ma Fondacaro, vorrei capire meglio, perché al fondo c'è un inquadramento, diciamo, che mi convince fino a un certo punto. Cioè, essere costretto a diventare un soggetto, diciamo, sotto usura, significa che lei era un soggetto estorto. Quindi lei versava una certa somma a determinati soggetti. Sì. C'era un'estorsione vera e propria, dottore. Perché essere costretto, voglio dire, no, a chiedere soldi è comunque estorsione, cioè l'usura è un'altra cosa. Estorsione ed usura, sì, questo. Benissimo. Per cui stavo dicendo, questo fa parte delle mie dichiarazioni eterocusatorie rilasciate in carcere il 9 marzo del 1999, durante il periodo in cui ero in custodia cautelare, per l'ordinanza di cui abbiamo parlato prima, e sono state riportate al dottor Cisterna Alberto e al dottor Rito Palma. Benissimo. Nel procedimento 55-98. Come si evolve poi questo rapporto che lei ha con i Piromalli Mole? Con i Piromalli Mole, come le dicevo, dal 1999 fino in poi, io mi trasferisco completamente a Roma, non voglio più sapere niente della Calabria. Infatti do in gestione le mie strutture, fino al punto che venivo poi chiamato dal cospetto del Mole Girolamo latitante, del Pino Piromalli, detto Facciazza, i quali mi dicevano appunto che dovevo restituire le somme con gli interessi del 20% mensile a Rocco Delfino e a Gianni Ruggero, in rappresentanza uno e l'altro delle due famiglie, che erano una famiglia unica, diciamo. Ma perché lei a un certo punto aveva chiesto delle somme a questa gente? Io ho chiesto un prestito a Ruggero Giovanni di quasi 1 miliardo di vecchie lire, e ne ho restituito 2 miliardi nell'arco di breve tempo. Benissimo. Come mai si rivolge a queste persone per avere dei soldi? Perché ci sono stato portato da Luigi Sorridenti. Sì, ma dico, aveva necessità di avere del denaro in quel momento? Dovevo pagare. Con i soldi che io ricevevo, perché mi erano stati bloccati i mandati di pagamento dagli stessi soggetti di cui abbiamo parlato fino adesso, dottore, tramite i loro rapporti sia con l'ASL di Palmi che con la Regione,
e quindi si era bloccate, si erano bloccati i mandati di pagamento perché non venivano eseguiti i mandati, e a questo punto io sono stato costretto, per pagare i miei dipendenti e i contributi, a dovermi far accompagnare dal Sorridenti prima da Giovanni Ruggero, quindi garantiva la famiglia Piromalli, e dopodiché fu venduto come usurato alla famiglia Molè. Ho capito, adesso mi pare che sia più chiaro. Senta, quindi lei vive per un certo periodo, anche abbastanza lungo, mi diceva, in Roma, vero? Io dopo, dal 1999 fino al 2009, quando c'è stata appunto la mia collaborazione con la DDA di Reggio Calabria, scusi, io ho sempre vissuto a Roma, scendevo in Calabria giusto per vedere l'andamento delle mie strutture, che era una a Catanzaro e una giù a Gioia Tauro, e poi facevo scuola con la Sicilia di laboratori di analisi, che poi mi sono stati estorti dai mafiosi siciliani, insomma. Senta, e quindi su Roma che tipo di attività svolgeva e qual era il circuito delle sue frequentazioni? A Roma avevo un'altra struttura, perché nel 98 purtroppo mio padre è deceduto, noi avevamo creato un'altra struttura ancora per anziani in lunga degenza, che doveva essere trasformata da casa di riposo in struttura clinica vera e propria, quindi io mi sono interessato di quello fino al 2009. Quindi lei era un operatore sanitario anche in Roma? Sì, 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 sì. Mi spiega come aveva fatto a entrare in quel mercato, perché non credo che il primo venuto arriva a Roma e diventa un imprenditore in campo sanitario. Ma dottore, io sono a Roma dal 1978, come dicevo, ho studiato a Roma, mi sono specializzato a Roma e mi sono laureato a Roma. Sì. Mio padre si è trasferito dalla regione Calabria alla regione Lazio, e quindi in Ardea, vicino Roma, a 20 chilometri, sì, e lì ha fatto impresa, ha costruito lui questa struttura, abbiamo acquistato un terreno, l'ha progettata, l'ha costruita e l'ha gestita lui fino alla data del suo decesso. Per cui nella mia scelta di tornare a Roma dopo due giorni del mio arresto nel 1998, mio padre è deceduto. Quindi, fuoriuscendo con la revoca delle ordinanze di custodia cautelare che c'erano state del 35/96, io ho deciso di spostarmi su Roma, anche perché dovevo andare a gestire questa struttura che purtroppo aveva lasciato mio padre in questo senso, e i miei fratelli non erano capaci di portarla avanti. Non avevo bisogno di nessuna nuova autorizzazione se non quelle che avevano già rilasciato mio padre nel 1991, cioè durante la mia permanenza in Gioia Tauro e in Cortale. Per cui io sono arrivato a Roma con una struttura già pronta e bastava soltanto che io facessi la trasformazione in casa di cura. Senta, qual era il suo circuito relazionale su Roma? Cioè, lei aveva delle frequentazioni, frequentava degli ambienti, cioè no, aveva creato un gruppo di persone, diciamo, a lei vicine? No, no, assolutamente no, dottore. Io vivevo la mia vita da imprenditore e da libero cittadino, qual ero. E io sapevo di alcune situazioni di investimenti in Roma, dell'Andrangheta e della mafia. Perché? Perché sono venuti fino a Roma anche a trovarmi, a rintracciarmi, perché volevano acquistare le mie strutture, sia i fratelli Raso Gioacchino e Raso Armando, che era ex cognato di Mommo Molè. E così come quella dell'intervento dei fratelli Tripodi di Gioia Tauro, i medici di Gioia Tauro, parenti dei Piromalli, che volevano a tutti i costi acquistare quella di Gioia Tauro. Le mie strutture volevano che io li vendessi, perché il motivo per cui mi prestarono dei soldi inizialmente era quello di indurmi all'usura, di costringermi all'usura, per poi arrivare ad acquistare o appropriarsi, più ben definito, delle mie strutture sanitarie che avevo realizzato in Calabria. I miei rapporti con soggetti di questo genere non erano rapporti dovuti ad una frequentazione in Roma, ma bensì perché loro erano sempre spasmodicamente alla ricerca della mia persona al fine di potersi appropriare delle strutture che avevo in Calabria. Cosa che non è mai avvenuta o è avvenuta? No, è avvenuta successivamente, proprio nel 2002, da parte dei fratelli Raso, Armando e Gioacchino, quella di Gizzeria in particolare, la struttura di Gizzeria per disabili mentali che avevo creato io nel 1994, prima a Cortale, poi trasferita a Gizzeria nel 1998-99. E le altre strutture invece?
Villa Bianca è rimasta dopo la chiusura, perché mi è stata chiusa appositamente da parte della commissione provinciale, quindi il dottor Barillaro dell'ASL di Reggio Calabria, e viste le sue frequentazioni, io un giorno incontrai proprio il dottor Barillaro, questo l'ho dichiarato già sia alla DDA di Reggio Calabria che a quella di Roma, all'interno del suo ufficio in Palmi, in compagnia del figlio di Franco Tripodi, Fabiano Tripodi, medico anche lui di Gioia Tauro, il quale chiedeva insistentemente di voler acquistare la mia struttura. Visto il mio rifiuto, pensarono bene di dover far chiudere la struttura per una stupida motivazione, per cui è rimasta ferma lì, in quel senso non ho mai venduta, non ho mai accettato le pressioni di volerlo vendere alla famiglia mafiosa Piromalli Mole, ecco, in questo senso. Mentre le strutture svenderla, romane? Svenderla, scusi. La struttura romana invece? La struttura romana invece è stata sottoposta a sequestro preventivo e poi confiscata in primo grado, e siamo in fase di appello, perché io ho avuto pure questo prima della mia collaborazione, quindi nel 2011 mi sono stati sequestrati i beni di provenienza ereditata da mio padre, compreso quelli prodotti dal mio onesto lavoro e quindi dalla mia capacità imprenditoriale di carattere sanitario, con la realizzazione delle due cliniche, prima dei laboratori e la terza clinica. Per cui mi vengono sequestrate e confiscate in primo grado, e adesso sono in fase di appello a scioglimento della riserva da 3 anni, ecco, in questo senso io fermo anche quella struttura di Roma. Ma in sede di misura di prevenzione? Ma anche dei miei fratelli, scusi. Ma in sede di misura di prevenzione, quindi di procedura di prevenzione? Di prevenzione di Reggio Calabria, sì. Benissimo. Senta, lei ha frequentato poggie massoniche romane? Sì, io l'ho già dichiarato e ho frequentato, io sono un massone dal 1982, la loggia che faceva capo alla Giustinianea, quindi all'onorevole Giulio Andreotti, e ho avuto modo di conoscere il gran maestro Armando Corona e Alberto Santoro e l'ingegnere Loizio di Cosenza. Come entra a far parte della loggia Giustinianea di Roma? E sono stato presentato dal mio professore universitario al fratello, al maestro venerabile, con iniziazione appunto per poter entrare nella loggia massonica. Chi era il suo professore universitario? Il mio professore era Daggianti, il professor Daggianti, il professor Macchiarelli, erano più di uno, diciamo, coloro che, e insieme unitamente ad Alberto Santoro, che era un mio collega di Cosenza, però viveva a Roma e si è laureato a Roma anche lui. Ma lei era già laureato quando viene presentato la Giustinianea? No, io ero studente universitario della Sapienza di Roma. Ma dico, questo era un passaggio normale, diciamo, che uno studente universitario entrasse a far parte di un'obbedienza massonica di quel tipo? Sì, per libera scelta, certo, purché ci siano i requisiti morali e i requisiti appunto di perbenismo morale e legali. Mi perdoni, ho fatto tutti l'università, io l'ho fatta a Roma, voglio dire, sì, in un periodo diverso da sua, ma questo tipo di proposte non mi sono arrivate. Quindi vorrei capire come si arriva a proporre a uno studente universitario l'ingresso nella loggia che lei riconduce a Giulio Andreotti. Quindi ne avete iniziato a parlare, qualcuno l'ha presentata, lei ha manifestato interesse? Mi ha presentato, come le dicevo, il mio professore, ne ho parlato con il mio professore universitario, lui stesso mi ha proposto perché non partecipi, anche perché io ero rappresentante degli studenti della facoltà di medicina, quindi i miei rapporti erano intessuti tutti tramite i professori universitari, a cominciare dal rettore De Marco, a finire a Frati, a tutti gli altri che erano, diciamo, i professori del collegio. E il rettore universitario, se lei è stato a Roma, quindi si conoscerà sicuramente il professor De Marco, era il rettore dell'università di Roma. No, non ho avuto il piacere di conoscerlo, forse perché ho frequentato un'altra università. Senta, mi dica una cosa, la loggia Giustinianea che tipo di rapporti aveva con il Grande Oriente?
Sì, era legato al Grande Oriente, per cui si rifà tutto al Grande Oriente d'Italia in questo senso, che si trova al Gianicolo, sulla sede al Gianicolo di Roma. Sì, al Gianicolo. La Giustinianea dove aveva sede? A Piazza del Gesù invece. Quindi di fronte alla sede della Democrazia Cristiana? Sì, sì, sì. Senta, chi è questo ingegnere Loizzo di cui lei ha parlato? L'ingegnere Loizzo è il gran maestro della loggia in Calabria. Mi fu presentato da Alberto Santoro e più volte abbiamo avuto un po' di incontrarci in Roma, unitamente a Carlo De Luca, che era un altro dirigente della Cassa di Risparmio di Lucania di Cosenza. Senta, di questa loggia giustinianea facevano parte anche soggetti calabresi, ad esempio quelli che ha indicato prima parlando di altre vicende? Sì, le dico subito, io mi trovo, come le dicevo appunto, su Roma e un giorno Alberto Santoro, che era il mio fratello massonico anche lui, disse che avevamo appuntamento con qualcuno vicino alla sede del Partito Socialista a Via del Corso. Noi frequentavamo anche in quel periodo la stessa sede del partito, la segreteria nazionale del partito. A che titolo? Mi scusi se la interrompo ogni tanto, ma è meglio sì. No, forse essere più precisi, diciamo, nel momento in cui si fanno sì. Certi riferimenti. A che titolo frequentavate la sede del Partito Socialista? E allora, intanto perché Alberto faceva parte del collettivo nazionale, quindi era molto vicino sia all'onorevole Gentile di Cosenza, Zavattieri, Zito e gli altri onorevoli della regione Calabria, socialisti anche loro, e insieme al molto vicino a Totò Vento, anche lui di origine calabrese ma professore universitario alla Sapienza di Roma. Per cui Alberto frequentava e più volte ci siamo recati insieme presso la segreteria nazionale, così come le facciamo, dove abbiamo anche incontrato l'onorevole Bettino Craxi unitamente al Pino Gentile, c'era un massone di Calabria, Pietro Araniti di Reggio Calabria, sì. Che era lì in sede a Via del Corso. Sì, al partito, sì, Via del Corso, sì. Avevamo appuntamento con lui. Unitamente al Pietro Araniti vi erano quel giorno anche Don Stilo e un avvocato Luppino Giuseppe di Gioia Tauro. Sempre lì in sede, nella sede del sì. Partito Socialista in Via del Corso. Sì, in Via del Corso. Scusi, ma a che parliamo titolo del 1982? A che titolo queste persone frequentavano la sede di un partito così importante? Intanto in che anno siamo? Nell'82-83. Dico, a che titolo sì. Don Stilo, l'avvocato Luppino e gli altri soggetti che lei ha indicato frequentavano che sono quella tutti massoni, che sono tutti massoni di cui ho ma parlato. Ma non ho capito qual è il parallelismo, l'automatismo che lega la massoneria al Partito Socialista? Perché alcuni dei soggetti di cui ho parlato, ho accennato, tale Totò Vento, anche lui era massone ed era diciamo, frequentava la sede, la segreteria nazionale per i suoi rapporti di ideale politico, perché faceva parte di quel partito, per questo sto dicendo. Mi ascolti, così come Alberto Santoro. Mi ascolti un attimo, essere massoni sì. Ed essere legati alla loggia giustinianea, nella mia logica elementare, significa frequentare la sede della giustinianea, invece lei sta dicendo che qui una serie di massoni, proprio perché erano massoni, frequentavano la sede del Partito Socialista, cioè vorrei capire qualcosa perché di più. Perché erano socialista prima di essere massoni, mi scusi dottore, se interrompo. Ok. Io invece ero di stazione della DC, quindi di giustinianea, quindi logicamente frequentavo i gruppi comunali e i gruppi parlamentari della DC che avevano sede in Piazza Venezia. Ho capito. Ho capito, quindi lei ha parlato di Don Stilo, ha parlato di Luppino. Sì, Luigi Sorridenti. Luigi Sorridenti, che è il Sorridenti di cui parlavamo prima, vero? I due zii Sorridenti di cui parlavamo prima, gli zii di Luigi Sorridenti, tale Giovanni e l'altro non ricordo come si chiamano, fratelli del padre. Sì.
Lupino, quindi, perché Lupino era di Reali della DC, ecco, non era specialista, voglio precisare questo. Mentre Vento e gli altri erano socialisti, Santoro, Loizzo e gli altri erano tutti socialisti. Quindi tutti questi Gentile. Soggetti erano legati alla Giustinianea di Roma attraverso delle logge calabresi o direttamente iscritti a Roma? Alcuni alle logge calabresi, quindi il Santoro faceva riferimento all'ingegnere Loizzo, Pietro Raniti alla loggia calabrese, Zavettieri Sisinio Zito calabrese. Ma calabrese di dove, mi perdoni? C'erano più logge in Calabria, ritengo. Sì, che io poi ho appreso ci fossero altre logge come quella che ho indicato, nella loggia braccio della P2, diciamo, un'estrazione della P2, che il cui maestro venerabile era Strangi Giuseppe di Gioia Tauro. Unito a mi scusi Fondacaro, sì. Bisogna essere molto chiari, quindi la prego di non avere fretta. Lei lo sa, cioè, ha deposto tante volte, ogni processo ha bisogno, diciamo, dei suoi tempi e ovviamente di tutta una serie di elementi di specificità. Quindi il fatto che lei lo abbia già detto, lo abbia detto in parte, a noi oggi interessa fino a un certo punto. Quindi lei sta dicendo che la loggia di Gioia Tauro collegata alla Giustinianea di Roma l'ha definita un'articolazione della P2, ho capito bene? Non era collegata alla Giustinianea di Roma, era collegata alla P2 dei Gelli. Ah, quindi non era una loggia dipendente dalla Giustinianea, ma questa loggia di Gioia Tauro era direttamente dipendente dalla P2? Sì, dalla sì. P2, quindi dal Licio Gelli. E chi era il gran maestro? Chi era il gran maestro di questa filiazione della P2 a Gioia Tauro? Il dottor Strangi Giuseppe. Strangi Giuseppe, mi può dire qualcosa di più? Di Ninello Piromalli. Suocero di? Ninello Piromalli. Ninello Piromalli, mi può dire qualcosa di più di lui? Perché figlio di Gioacchino. Figlio di Gioacchino. Benissimo. Quindi per quello che lei sa da massone, la loggia di Gioia Tauro non era Giustinianea ma era direttamente P2. Sì. Quindi lei mi sta dicendo che la P2 aveva delle articolazioni territoriali? Sì, perché fu detto appunto da Luigi Sorridenti, il quale entrò in merito su mia richiesta a questo discorso, e mi fu detto che per il rapporto che c'era ad origine, è voluto appunto da Peppe Piromalli, detto Musso Storto, la P2 era legata, la P2 di Gioia Tauro era una derivazione della P2 di Licio Gelli per il rapporto che era stato instaurato da Peppe Piromalli e dallo stesso Licio Gelli. Ah, e quante filiazioni aveva la P2 direttamente in Italia? Ma molte, perché da quello che mi fu sempre riportato dal Sorridenti, che ne faceva parte di questa loggia, invitamente al Carlo De Luca, così come le ho detto prima, e ad altri soggetti parenti dello Strangi, così come al figlio di Ruggero, Vincenzo Ruggero, figlio di Giovanni, e Nino Gangemi, e fratello di Domenico, e gli altri che erano legati a questa loggia gioiese, come Fausto Saffioti, geometra in Gioia Tauro, e i fratelli Giovanni e l'altro fratello, ripeto, non ricordo come si chiami, del Sorridenti, fratelli del padre, e unitamente a Lupino, e questi sono i nomi per sommi capi che mi furono riferiti, e alcuni esponenti della famiglia Piromalli come i fratelli Tripoli. Gioia Tauro, e i fratelli Giovanni e l'altro fratello, ripeto, non ricordo come si chiami, del Sorridenti, fratelli del padre, e unitamente a Lupino, e questi sono i nomi per sommi capi che mi furono riferiti, e alcuni esponenti della famiglia Piromalli come i fratelli Tripoli. Ma quindi mi scusi, per quello ovviamente che lei ha vissuto o ha saputo, quindi tutti questi soggetti che lei ha indicato non erano semplicemente massoni, erano piduisti. Massoni piduisti, sì. Sì. Senta, lei è stato mai piduista? No, no, no. E pur non essendo piduista, per quale motivo hanno raccontato a lei tutti questi particolari?
Perché il sorridente Luigi Emilio, era, descrivendo un po' il soggetto, era compagno di scuola di mio fratello. Inizialmente quindi lui è entrato nel rapporto di, con amicizia, con savoir-faire, mi scusi dottore, per poi determinare quelli che sono stati i risvolti successivi, quale... colpendomi dal punto di vista economico, ma non aveva difficoltà a confidarmi questo genere di discorso per farsene vanto, perché voleva entrare, diciamo, in rapporti con i miei, nei miei rapporti con la, le logge massonica romana e con i miei rapporti di carattere politico che avevo in quel periodo quando mi trovavo ancora a Roma. La invitarono mai a entrare nella loggia P2? No, io non ho, cioè, sì, mi invitarono, certo, ma io non ho detto sempre di no perché non potevo avere niente a che fare. Ora, ora c'è un dato temporale importante su cui la invito a soffermarsi. In che anno siamo nel momento in cui, in che anno siamo nel momento in cui le viene svelato che la loggia di Gioia Tauro è in articolazione della P2? Siamo nel periodo successivo all'86, 85, sì, 85-86. Cioè, lei mi sta dicendo che nell'85-86 ancora la P2 esisteva? Sì, sì, a Gioia Tauro sì. Ah, a Gioia Tauro sì, beh, ne prendiamo atto. E che tipo di... Mi è ferito proprio questo, in quel periodo mi fu detto appunto se io volevo entrare nella loggia P2... di Gioia Tauro, tramite, le dico, che mi avrebbe presentato proprio Carlo De Luca, questo funzionario di Cosenza. Funzionario di che cosa? Della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Era un dirigente della Cassa di Risparmio che veniva, era di Rogers di Rende, e spesso era la Cassa di Risparmio la sede di Gioia Tauro, perché lui era colui che poteva deliberare i mutui per il quale lo stesso sorridente agli altri commerci e altri soggetti legati alla famiglia di 'Ndrangheta, Piromalli, Molè avevano ottenuto la possibilità di avere dei mutui dall'ente, dalla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania per il suo tramite, proprio per il rapporto che c'era tra di loro anche di carattere massonico. Ma quindi lei mi sta dicendo, Fondacaro, che la P2, la loggia collegata alla P2 di Licio Gelli, di Gioia Tauro, è sopravvissuta alla legge Anselmi? Sì, sì. Sì. Egli è sicuro di quello che dice, vero? Certo. Cioè, siamo sicuri sull'anno? Siamo sicuri sull'anno? Quindi sostanzialmente la legge Anselmi, per quello che lei ha vissuto, la P2 non l'ha sciolta. No, per quello che mi risulta e che mi è stato riferito dal sorridenti e da questa loggia, dal Carlo De Luca, e io sapevo che esisteva ancora, cioè mi è stato confermato che esisteva ancora, specialmente in Gioia Tauro, nella persona del Gran Maestro Strangi. Beh, senta, in Calabria, oltre diciamo a questa articolazione di Gioia Tauro, la P2 ne aveva altre? Che io sappia sì, quella del barone Placido di Gioiosa Ionica per esempio mi è stato detto che era un'altra loggia piduista, Placido adesso non ricordo il cognome, dove fummo appunto, andammo un giorno con i sorridenti, con gli zii del sorridenti, mi invitarono a questa, al tempio appunto di Gioiosa Ionica, unitamente a Lupino, che era sposato con la figlia di un farmacista di Gioiosa Ionica, anche lui massone. E le dissero proprio chiaramente che anche quella del barone Placido fosse legata alla P2? Sì. Ma stiamo parlando di logge regolari, irregolari, cioè troveremo mai tracce ufficiali di queste logge oppure no? Penso proprio di sì, perché la loggia era ufficiale, la loggia del barone Placido e di Gioiosa Ionica, e che io sappia era molto legato anche l'onorevole Fuda, già sono state oggetto di mie dichiarazioni, e poi volevo chiedere questo perché sapevo che c'era anche c'è in itinere, mi scusi dottore, faccio una domanda diretta, non so se sì, non deve fare la domanda, però che sta per fare lei risponda alle mie domande.
Ecco, perfetto, ho capito. Quindi lei risponde alle mie domande, voglio dire, quindi nessuno di noi può avere una conoscenza globale di tutti quelli che possono essere gli interessi investigativi e processuali. Se fosse così i processi non verrebbero celebrati, quindi lei sia rilassato e risponda alle mie domande, va bene? D'accordo, va bene. Non si ponga problemi ulteriori perché, diciamo, non è questa la sede per farlo. Quindi lei stava dicendo della loggia del barone Placido, sì, che le venne, diciamo, descritta anche questa come una filiazione della P2, così? Sì. Lei frequentò mai il tempio lì a Gioiosa, Rocelli, non so dove ci sono andato una volta, ci sono andato solo una volta, le dicevo appunto dove ho incontrato in quell'occasione l'avvocato Lupis di zona, sempre della Ionica, c'era questi fratelli Sorridenti, l'avvocato Luppino, il barone Placido, Luigi Sorridenti, Pietro Fuda e altri soggetti che, sì, c'era, mi ricordo, Don Stilo e qualcun altro, adesso non ricordo precisamente, però questi li ricordo in modo particolare. In generale, sospendiamo solo 5 minuti perché è un'esigenza urgente lavorativa. 5 minuti, 10 minuti, va bene. Non vi allontanate nessuno dai siti, perché quando torno non perdiamo poi mezz'ora per recuperarvi. Va bene? Sì, grazie. Bene.